Oggi ti spiegherò come ho più che raddoppiato i miei guadagni, attenzione, non vendite ma guadagni, su eBay utilizzando i metodi dropshipping in soli 3 click. Quindi resta in questo video, non te lo perdere, metti mi piace e fai tesoro di questi consigli. A tra poco. Ciao a tutti ragazzi, bentornati e benvenuti nel mio canale se è la prima volta. Sono Daniele, parlo di investimenti, dropshipping, finanza personale e tutto quello che riguarda un po' il mondo dei soldi e su come crescere a livello finanziario. Condivido con te i miei personali percorsi, condivido con te la mia esperienza e la mia conoscenza. Quindi ricorda di iscriverti, di mettere mi piace a questi video se trovi utilità in quello che ti dico e di continuare a seguirmi. Oggi andiamo a parlare di un argomento molto importante, andrò a condividere con te una strategia che con soli 3 click mi ha permesso di raddoppiare, anzi più che raddoppiare, i miei guadagni, non vendite ragazzi, non vendite, non sto parlando di numero di vendite, ma di guadagni su eBay utilizzando il metodo di dropshipping. Se già mi segui, sai che io mi occupo principalmente di dropshipping su eBay e su altri marketplace come Amazon. In questo canale abbiamo parlato principalmente di eBay. Andremo presto ad affrontare argomenti riguardanti anche altri marketplace. Molte novità sono in arrivo e oggi ho deciso di condividere con te una strategia che mi ha permesso di aumentare esponenzialmente il mio guadagno senza aumentare il lavoro che c'è dietro, anzi permettendo di diminuirlo, di unirlo. Di cosa si tratta, ragazzi? Allora, per molto tempo la mia strategia su eBay è stata quella della massa di vendere più articoli possibili per vari motivi. Mi permetteva di lavorare a margini più bassi, quindi essere più concorrenziale con gli altri dropshipper che utilizzano gli stessi fornitori, per la maggior parte come Amazon, come Walmart, questi fornitori qua. Se non sai cos'è il dropshipping da Amazon o dropshipping su eBay, vai a vederti gli altri miei video, sicuramente resterai molto soddisfatto. Tra l'altro puoi visitare anche dropshippingchilometrizero.com, trovi il link in descrizione, dove troverai 9 ore di formazione su come generare 500.000 l'anno di vendite eBay totalmente automatiche, ragazzi, perché sono l'unico in Italia che vi spiega come automatizzare i processi dropshipping, che tutti vi parlano di dropshipping shipping e poi dovete passare mesi, settimane alla ricerca del prodotto, a fare il sito e tutte queste cose. Quello che vi insegno io è totalmente automatico perché l'automatismo sta alla base della scalabilità, alla base del successo, perché se non avete tempo per amministrare i vostri business, tempo per espandere i vostri business, per studiare, per formarvi, è ovvio che non potrete mai crescere. Quindi automatizzate sempre, questo al di là di eBay, qualsiasi cosa fate. Ma come? Andiamo appunto, come ho aumentato i miei margini? Come vi stavo dicendo, ho trattato per molto tempo la strategia di tante vendite, quindi andavano a finire nel calderone anche vendite basse, tipo da 10 euro, da 11 euro, dove ovviamente, ragazzi, i margini si assottigliavano. Va bene che il processo è automatico, ok? Perché ovviamente, come vi ho appena detto, la base è automatizzare, quindi a me non poco cambia se ricevo 100 ordini da 1 euro o 20 ordini da 5 euro. Però è ovvio, ragazzi, che quando si vanno a processare più ordini ci sono più spese, ci sono più problemi, cioè, perché ovviamente più ordini richiedono più tempo per evaderli da chi li evade, o comunque più costi del software se te li evadi il software, perché ci sono anche i software che ti evadono gli ordini in modo automatico. Però più ordini cosa significa? Più resi, significa più problemi, più customer service, perché le persone ti mandano più domande, hanno più problematiche, più rischio di truffe, più. E ovviamente quando una persona ti manda un messaggio, quando c'è del customer care da fare, una cosa è processare 50 messaggi al giorno, 50 ticket al giorno, una cosa è processarne 20, una cosa è processare, cioè la cosa è differente. Quindi è ovvio che anche se è tutto automatizzato, va a incidere sulle spese di business e va a incidere anche sulla logistica di lavoro. E questo è parte della base. Quindi cosa ho fatto? Ho deciso di cambiare totalmente strategia da un po' di settimane e ho cominciato a levare tutti gli oggetti. Se tu mi segui, sai benissimo che io ho una mole, una quantità di oggetti su eBay
molto alta. Ho cominciato a levare piano piano tutti gli oggetti, ovviamente in modo automatico utilizzando i software gestionali come AutoDS, che avevano sotto una certa cifra. Ovviamente la cifra dipende, varia dalla categoria alla nicchia, però ho tolto tutti gli oggetti da 10 euro, da 20 euro e ho cominciato a lasciare, a inserire solo oggetti superiori a una certa cifra. Questo mi ha permesso di abbassare circa del 30% gli ordini ricevuti al giorno, che quindi sto vendendo io il 30% in meno a livello di numero di vendite, ma inserendo l'equivalente degli oggetti più costosi mi ha permesso di aumentare le vendite giornaliere a livello di monetario, perché alla fine quello che conta sono i money. Quindi sto con meno vendite, vendendo molto di più, guadagnando di più, il doppio circa, ma soprattutto mi permette di risparmiare anche nei costi di gestione, nei costi vivi, no? Quindi, oltre al guadagno netto, c'è anche un guadagno nascosto, un background, che mi permette di guadagnarci ancora di più. Oltre questo, mi permette ovviamente anche di evadere meno ordini con, per esempio, Walmart, con Amazon, ma uso anche altri fornitori, va bene, nomino i più famosi, quelli che interessano, perché voi sembrate tutti quanti interessati ad Amazon, che è tra l'altro uno dei migliori fornitori, che ovviamente ha 400 milioni di prodotti in tutto il mondo, quindi oltre ovviamente alla velocità di spedizione, ai resi e tutto, quindi capisco perché siate più interessati a questo fornitore. Ottimo. Ci potete lavorare benissimo se sapete cosa state facendo. Tornando al punto di prima, mi ha permesso anche di abbassare ovviamente gli ordini evasi da questi fornitori che, come sappiamo, se non sapete ve lo dico io, hanno il problema della chiusura account, perché se su Amazon, per esempio, processate troppi ordini al giorno, vi chiudono l'account, vi sospendono l'account. Molti di voi forse ne hanno sentito parlare. Ho spiegato sempre su Dropshipping Chilometri Zero la strategia per non farsi bloccare gli account nel dettaglio. I miei studenti che mi seguono hanno trovato un mondo, una struttura, perché ovviamente non è qua, ragazzi. Molti di voi mi contattate su Instagram o via email, ho un problema con un ordine. Io cerco di rispondere sempre a chi posso, tutti possono, però, ragazzi, è ovvio che non posso rispondere a tutti, perché mi mandate al momento anche solo 3, 4, 5 messaggi al giorno. È ovvio che dovessi aiutare tutti, mi servirebbero 4-5 ore al giorno. Non posso aiutarvi tutti quando posso. Che ho tempo dedicato a voi, nella mia giornata lo faccio, però se non vi rispondo non ve la prendete a male, che ovviamente per rispondere a tutti mi servirebbero 4 ore al giorno. Quando mi cercate, avete un problema con un ordine, non sapete come spiegarlo, perché ragazzi, non è come vi dico sempre, non è che voi potete iniziare, ma questo vale per qualsiasi business, iniziare un business improvvisati e sperare che non ci siano problemi. Avrete sempre problemi, per questo è necessario costruire una struttura solida, una struttura organizzata, una struttura di backup, una struttura che non è pronta ad affrontare qualsiasi tipo di problema, perché ci sono dei problemi che si presenteranno sempre, sia che voi lavoriate da un anno, che lavoriate da 10 anni, se siete nuovi, se siete esperienti. Quindi è importante che avete questa struttura pronta e sapete come affrontare questi problemi. Io cerco, ragazzi, sempre di aiutarvi, cerco sempre di dire quello che posso in questi video, però è ovvio che non si possono affrontare tutti gli argomenti, è ovvio che ci vuole del tempo, perché i miei video sono di circa 10-15 minuti, è impossibile affrontare tutto, è impossibile affrontare l'esperienza di anni in video di 10-15 minuti. Quindi, ragazzi, il mio consiglio per voi è cercate di vendere meno oggetti di basso valore. Concentratevi sugli oggetti di più valore, perché anche se avete meno vendite, il volume aumenterà. Questo ovviamente mi riferisco a gente che tratta molti annunci, bene? Che poi tra l'altro ci sono persone, ragazzi. Ho conosciuto per esempio un ragazzo che ha 600.000 annunci su eBay, 600.000, sì, più o meno, sempre in dropshipping, utilizzando Amazon come fornitore. E guadagna quasi una miseria per 600.000 annunci. Perché? Perché non, per fortuna, perché poi qua parliamo di fortuna, di riuscire ad arrivare a questa enorme cifra, per
senza essere sospeso, senza affrontare nessun problema, con un account solo, con un account Amazon solo, e a pochi ordini guadagna una miseria, perché con 600.000 annunci, ragazzi, dovreste guadagnare cifre molto alte, lui guadagna una cifra che è sì, sicuramente discreta, ma per relativa in proporzione agli annunci che ha è una miseria. Questo perché? Perché non si è mai informato, non si è mai formato, non ha mai messo gli annunci lì. Cosa fa questa persona se gli viene sospeso l'account eBay? Cosa fa questa persona se gli viene sospeso l'account Amazon, non può più evadere gli ordini? È ovvio che avrà problemi. Quindi ragazzi, se volete iniziare qualcosa, investite sulla formazione. Non per forza a pagamento, anche gratuita, cercate, fate ricerche in inglese, trovate molte informazioni, ma non iniziate le cose improvvisate. Non vi do il consiglio, se state iniziando ora, non utilizzate oggetti di basso valore, è un consiglio che vi do. Io sto cambiando totalmente la mia strategia, e utilizzate molto i guadagni nascosti delle vendite, come cashback, come buoni scontati, come le carte di credito che vi danno i punti o il cashback. Questo, ragazzi, vi permette di avere fino a un 30-40% di margine in più, totalmente gratuito, senza fare niente. Questo, ragazzi, è come io più che raddoppiato le mie vendite in sole 3 settimane. Ricordate di iscrivervi al canale, di mettere mi piace, spero che vi abbia dato del valore anche oggi. Vi aspetto al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, grazie.